Con Gesù siamo sempre vincitori, giubiliamo. Vogliamo leggere nel libro di Geremia, capitolo 7, che il Signore possa illuminare la nostra vita anche in questa sera. Gloria a Dio. Amen, il Signore sia lodato. Questa è la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno. Fermati alla porta della casa dell'Eterno e là proclama questa parola. Ascoltate la parola dell'Eterno, voi tutti uomini di Giuda che entrate per queste porte per prostrarvi davanti all'Eterno. Così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio di Israele. Correggete le vostre vie e le vostre opere, e io vi farò abitare in questo luogo. Non ponete la vostra fiducia in parole false dicendo: questo è il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno, il Tempio dell'Eterno. Ma se correggete veramente le vostre vie e le vostre opere, se praticate sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se non opprimete lo straniero, l'orfano, la vedova, se non spargete sangue innocente in questo luogo e non andate per vostra sciagura dietro ad altri dei, io allora vi farò abitare in questo luogo, nel paese che ho dato ai vostri padri per sempre. Ecco, voi mettete la vostra fiducia in parole false che non giovano a nulla. Voi rubate, uccidete, commettete adulteri, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate e poi venite a presentarvi davanti a me in questa casa sulla quale invocate il mio nome e dite: siamo salvi, per poi compiere tutte queste abominazioni. E forse ai vostri occhi una spelonca di ladroni questa casa sulla quale invocate il mio nome? Ecco, tutto questo io ve l'ho visto, io l'ho visto, dice l'Eterno. Andate dunque al mio luogo che era Silo, dove una volta avevo posto il mio nome, e guardate come l'ho trattato a causa della malvagità del mio popolo Israele. Ora, perché avete commesso tutte queste cose, dice l'Eterno, poiché vi ho parlato fin dal mattino e voi non avete dato ascolto, poiché vi ho chiamati e voi non avete risposto, io tratterò questa casa sulla quale ho invocato il mio nome e nella quale riponete la vostra fiducia e il luogo che ho dato a voi, ai vostri padri, come ho trattato Silo. Vi scaccerò dalla mia presenza, come ho scacciato tutti i vostri fratelli, tutta la discendenza di Efraim. Amen. Fin qui la parola di Dio. Accomodatevi, fratelli. Gloria al Signore. È una parola attuale, permettetemi se dico così. È veramente attuale quello che il profeta Geremia, per mezzo del Signore, profetizza al popolo. Il profeta Geremia non ha ricevuto un incarico generico. Fratelli, ha ricevuto delle istruzioni ben precise, delle raccomandazioni ben precise, delle regole da attuare in maniera precisa per ogni messaggio che annunciamo. E notate come il Signore parla a Geremia. Parla, e questo è fondamentale, no? Parla prima a lui e poi parla al popolo, no? È scritto la parola che fu rivolta a Geremia da parte dell'Eterno. Fermati, si sta riferendo a Geremia, alla porta della casa dell'Eterno e là proclama questa parola e dà poi la parola per il popolo. Il luogo dove Geremia doveva predicare questo messaggio, davanti alla casa dell'Eterno. Ecco, davanti alla casa del Signore,
sta rischiando. Cioè Geremia viene messo, perdonatemi se dico così, a rischio dal Signore, a rischio la sua reputazione davanti ai suoi connazionali, a rischio la propria vita per la causa di Dio. Egli deve predicare davanti alla casa del Signore e deve predicare di raddrizzare le vie, deve predicare il ravvedimento davanti alla casa del Signore. Ma Geremia lo esegue, lo fa, perché Geremia non vuole piacere agli uomini, Geremia vuole piacere al Signore. Fratelli cari, noi vogliamo piacere al Signore, e anche se agli uomini dà fastidio il nostro modo di fare, di agire, di parlare, di pensare, noi dobbiamo piacere al Signore. Ognuno di noi deve avere la sua identità spirituale in Cristo, perché Cristo cambia la nostra identità e la rende conforme alla sua volontà. E allora egli desidera piacere unicamente al Signore e si espone, così come il Signore gli dirà. Ecco, proclama: fermati davanti alla porta della casa dell'Eterno, come una colonna, come una sentinella, come colui che annuncia non solo ai perduti, non solo a coloro che non mi conoscono proprio, ma anche a coloro che mi conoscono, tu devi annunciare. Ecco, fratelli e sorelle, ovvio che mi sono domandato perché Geremia doveva annunciare davanti alla casa del Signore. A volte ce ne dimentichiamo, ma ci sono dei motivi specifici per cui Geremia aveva il dovere di annunciare davanti alla casa del Signore. Prima noi che predichiamo dobbiamo dare l'esempio. Amen, fratelli. Prima noi che conosciamo il Signore dobbiamo praticare la verità che conosciamo o diciamo di conoscere. Geremia predica davanti alla casa del Signore. Ecco, la prima motivazione che, insomma, il Signore mette davanti a noi è che tutti hanno bisogno della parola del Signore. Tutti hanno bisogno della parola di Dio. Fratelli, talvolta siamo convinti che la parola di Dio non è per noi, ma è per quelli a cui noi annunciamo. Ma se non è per noi, non possiamo neppure annunciare la parola che annunciamo. La parola di Dio è prima per la nostra vita e poi per coloro ai quali annunciamo. Talvolta siamo convinti che la parola di Dio è per colui che ci è accanto. Talvolta siamo convinti che la parola di Dio sta parlando al fratello, alla sorella. A volte ci sono dei consigli da parte del Signore, magari anche su temi scottanti, e qualcuno può pensare: ah, il Signore sta parlando a lui, il Signore sta parlando a lei. No, fratelli, il Signore sta parlando prima a te, prima a te, a me, a te, prima a noi e poi agli altri, anche agli altri. Ci sono tanti che, ecco, pensano che non hanno bisogno di ascoltare, ma solo le persone che non conoscono il Signore hanno bisogno di ascoltare. Tante volte, e lo dico veramente con estremo piacere, e non so se mi osservate, ma anche quando viene un pastore ospite, a me piace stare lì attento e gustare la parola del Signore. Ascoltare, ascoltare. Se io non ascolto, come do? Se io non leggo e medico e faccio entrare la parola di Dio in me, come do? Se io non prego e ho comunione col Signore, come faccio a dare? Ecco perché, fratelli, quando si predica la parola del Signore, la parola di Dio è sempre rivolta prima a colui che predica, perché colui che predica è il primo che ha riflettuto su quella parola. Dio ha parlato a quella vita e quella vita parla perché ha ricevuto dal Signore. Giusto? Non è giusto. Giusto? Gloria a Dio. Quando si predica la parola è così, e ogni uomo ha la necessità di ascoltare. Ogni uomo ha la necessità di ascoltare, nessuno escluso.
perché la parola di Dio ci rammenta, ci ricorda, la parola di Dio ci fa crescere. E la crescita che otteniamo dall'ascolto della parola di Dio è necessaria, perché Dio desidera che noi siamo alla statura di Cristo. E non me ne vogliamo, non me ne vogliate, ma non siamo ancora alla statura di Cristo. Signore, aiutaci a crescere. Leggiamo in 2 Pietro capitolo 3, versetto 17 e 18, legge Sonni. Voi dunque, carissimi, sapendo già queste cose, state in guardia per non essere trascinati dall'errore di scivolare e scadere così dalla vostra fermezza. Ma crescete nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. A Lui sia la gloria, ora e in eterno. Amen. Tutti abbiamo la necessità di crescere, nessuno escluso. Anche colui che in qualche modo ha più esperienza spirituale deve avere la necessità e il bisogno di crescere alla luce della parola di Dio, ai piedi del Signore. C'è la necessità, e gloria a Dio per i fratelli che ci hanno preceduto. Gloria a Dio, fratelli, per i fratelli che ci hanno preceduto. Esempi di vita, esempi da cui abbiamo potuto apprendere. E dal fratello Mimmo al fratello Carusone, insomma, abbiamo toccato con mano fratelli, uomini pieni di fede, pieni, permettetemi se dico così, di sostanza spirituale. Eppure, fino alla fine, ricordo le ultime parole sull'ospedale del fratello Carusone. Domenico, apriamo la Bibbia, c'è questo verso. Che ne pensi? Insegnami, fammi capire. E io dall'altro lato dicevo: frate, ma io devo insegnare a te, ma veramente? Dice: Domenico, tu devi imparare da me, io già imparare a te. Ed era alla fine. Il Signore ti ha posto come guida, dammi una parola che ne ho bisogno. E riflettevamo sui testi, ma spinto dalla curiosità spirituale e dal bisogno di crescere fino all'ultimo alito della sua vita. Così dovrebbe essere un uomo e una donna di Dio, fratelli e sorelle. La parola di Dio è per tutti, non solo per i novelli, è per tutti, anche per chi ha molti anni di esperienza. Non c'è mai fine per imparare. La parola di Dio ci apre gli occhi, ci permette di vedere ciò che non vediamo, ci permette di crescere nella conoscenza. È la parola di Dio che dona saggezza e intelligenza attraverso lo Spirito del Signore nella nostra vita, anche per affrontare determinate situazioni che si presentano davanti a noi. E poi, perché Geremia è stato chiamato a predicare davanti alla casa di Dio? Bene, fratelli, per far comprendere al popolo che non è quella la casa di Dio, per far comprendere al popolo che l'abitazione principale del Signore è il cuore, è l'anima, è l'essenza stessa che Egli ci ha donato, è la nostra essenza, l'abitazione principale del Signore. Tant'è che sarà scritto: non ponete, a versetto 4, la vostra fiducia in parole false, dicendo: questo è il Tempio dell'Eterno. E per tre volte lo ripeto: questo è il Tempio dell'Eterno, questo è il Tempio dell'Eterno. Il Tempio dell'Eterno è una vita consacrata nelle mani dell'Eterno, fratelli. Ecco, sicuramente queste quattro mura, le quattro mura di una chiesa, rappresentano una casa consacrata al culto, una casa consacrata per offrire rendimenti di grazie al Signore, la lode, l'onore, per porre una luce all'interno anche di questa cittadina, sicuramente. Ma il Tempio di Dio siamo prima noi. Eppure tanti, sapete cosa fanno ancora oggi? Si accostano al Tempio del Signore, e notate la parola di Dio, a versetto 9 e 10. Voi rubate, uccidete, commettete adulterio, giurate il falso, offrite profumi a Baal, andate dietro ad altri dei che prima non conoscevate, poi venite a presentarvi da me
in questa casa sulla quale invocate il mio nome e dite: siamo salvi. Quanti di loro agiscono così anche oggi? Ci sono tante religioni che portano a questa convinzione. Vieni in chiesa, basta che vieni in chiesa, basta che vieni in chiesa, basta che vai nel locale, basta che vai in quelle quattro mura e lì sarai redento, sarai salvo, hai fatto il tuo dovere. Fratelli cari, si accontentano tanti di questo. Tanti si accostano al tempio e non sono tempio. Tanti si rifugiano nel tempio e non sono tempio. Solo per il fatto di andare in un luogo si sentono soddisfatti. E anche se magari non fanno la volontà di Dio, anche se magari il cuore è ostile nei confronti del Signore, anche se dietro fanno di tutto e di più, si proclamano cristiani e l'andare in chiesa li rende soddisfatti. Io direi veramente: Signore, abbi pietà di noi e aiutaci a non cadere in questo errore. Aiutaci a non cadere in questo errore. Il primo culto spirituale che Dio desidera e gradisce è il nostro corpo dato in sacrificio per Lui, fratello. Questo è il culto spirituale che il Signore gradisce, è scritto nella Sua parola. E le quattro mura, se non sono frequentate da uomini e donne che hanno Gesù nel cuore, rappresentano solo un deposito, un luogo dove fare riunioni. Così facendo veramente non è gradito al Signore, ma noi siamo il Tempio di Dio e la Chiesa è fatta da cristiani, da uomini e donne seguaci di Cristo, che rappresentano quelle pietre edificate sulla pietra angolare che è Cristo Gesù. E allora noi facciamo il Tempio di Dio, noi siamo il Tempio di Dio e ognuno di noi col suo contributo rende viva la Chiesa di Dio, il Tempio del Signore. Siamo pietre che si sostengono l'una sull'altra e l'una accanto all'altra, e nel sostenersi si forma un edificio. Questo è il Tempio che Dio gradisce. Leggiamo Atti capitolo 17 versetto 24 e legge Francesca. Atti capitolo 17 versetto 24 e 25. Vedete, Dio non abita in templi fatti da mano d'uomo, eppure tanti ci fanno credere che Dio abita in qualcosa creato dalle mani dell'uomo. Tanti ci fanno credere che Dio abita nelle statue. Tanti ci fanno credere o vogliono farci credere che Dio abita nelle immagini. Tanti ci vogliono far credere che Dio abita in queste quattro mura. Tanti ci vogliono far credere in un'abitazione di Dio fatta da mano d'uomo, ma è quello che Dio ha creato, non quello che l'uomo ha creato, è quello che Dio ha creato, l'uomo, in cui vi è la presenza di Dio e in cui vi può essere, ecco, un tempio del Signore. Salomone edificò un tempio, vero, ma era consapevole, fratelli, che in quel tempio non si poteva contenere Dio. Era un tempio, era una struttura, era un'architettura, ma se l'uomo non avesse consacrato la propria vita nelle mani di Dio, anche quel tempio sarebbe divenuto un nulla, senza alcun senso. E Paolo ci dice che Dio vuole abitare nel cuore degli uomini. Leggiamo Prima Corinzi capitolo 3 versetto 16 e 17, legge Ida.
che lo Spirito di Dio abita in voi, se uno guasta il tempio di Dio, Dio guasterà in voi, perché il tempio di Dio è santo e questo tempio siete voi. Amen. E tanti si avvicinano alla presenza di Dio guastati. Guastati da quello che ascoltano, da quello che vedono, influenzati dal mondo e non che influenzano il mondo. E il concetto, fratelli cari nella grazia, è proprio lo stesso che Giovanni Battista, quando insomma sta invitando a dare i frutti degni del ravvedimento, esprime in maniera concettuale. Ecco, chi dice di essere per Cristo deve manifestare i frutti di Gesù nel cuore, allora è veramente tempio di Dio. Ma se una persona dice di essere tempio di Dio e non manifesta i frutti del ravvedimento, non può essere definito tale. Ecco, al versetto 5 è scritto: se correggete, e notate questo avverbio, veramente, non se correggete le vostre vie, ma se correggete veramente le vostre vie e le vostre opere, notate, se praticate, e non lascia per scontato nulla la parola del Signore, sul serio la giustizia gli uni verso gli altri, se praticate sul serio o se correggete veramente, ecco il tempio di Dio chi è. Eppure, fratelli cari nella grazia, molti non comprendono che possiamo veramente essere esclusi dal regno di Dio se continuiamo a presentarci davanti al Signore, ma non con un cuore ripieno di Lui. Non si comprende che si può essere esclusi dal regno di Dio se si continua a presentare davanti al Signore senza comprendere che il tempio che Dio gradisce è un uomo e una donna consacrata a Lui. Leggiamo Apocalisse capitolo 2 versetto 5 e legge Giovanni, e poi Matteo capitolo 21 versetto 43 e legge Rachele. Apocalisse 2 versetto 5. Ricorda dunque da dove sei caduto, ravvediti e compi le ore di prima, altrimenti verrò da te e rimuoverò il contatto dal suo posto se non ti ravvedi. Gloria a Dio. Ricordatevi di Silo, delle sette chiese dell'Asia, e sappiate che l'arca e il candelabro si possono rimuovere. Fratelli, noi non crediamo in una salvezza una volta e per sempre. Noi crediamo in una salvezza rinnovata giorno per giorno ai piedi di Cristo. Giorno per giorno ai piedi di Cristo. Leggiamo anche Matteo capitolo 21 versetto 43, Rachele. Il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne farà i frutti, gente che produce, gente in cui si vede il cambiamento, gente in cui si vede il Signore. Ecco, qualcuno potrà dire: Dio non mi vede. E io direi in questa sera: allora perché il Signore ci sta parlando? Signore ci vede, fratelli, il Signore vede ognuno di noi, vede le nostre mancanze, vede ogni cosa della nostra vita. E notate cosa è scritto al versetto 11: questa casa, ecco, è forse ai vostri occhi una spelonca di ladroni? Ecco, tutto questo io l'ho visto. Che dietro la vostra adorazione non c'è timore. Signore, aiutaci.
Fratelli, il timore di Dio deve far parte della nostra vita. Allora ecco, se è vero che dobbiamo essere tempio di Dio, come Dio vuole, è altresì vero che quel tempio si manifesta proprio nel timore del Signore. Dio non vuole una spelonca di ladroni. Dio non vuole adoratori che poi dietro fanno altro. Dio non vuole bocche parlanti e poi il cuore esprime tutt'altro. Fratelli, Dio non vuole uomini e donne che magari con le labbra possono esprimere un onore al Signore e poi pugnalare Dio attraverso atteggiamenti, pensieri e parole. Che il Signore ce ne guardi, fratelli. L'essere tempio di Dio è bello, sì, è bello. È certo che è bello. È un grande privilegio, ma è la più grande responsabilità che noi abbiamo, fratelli cari. È la più grande responsabilità che noi abbiamo. E Gesù stesso, sapete, davanti alle cose del Signore, noi lo vediamo in un atteggiamento particolare. A volte non ci rendiamo conto di determinate situazioni. Quando si parla del Signore, quando si parla del Tempio di Dio, quando si parla della casa del Signore, noi dobbiamo utilizzare sacralità, fratelli. Noi dobbiamo avere il timore per le cose di Dio. E Gesù ce lo esprime pienamente in un atteggiamento forse strano, forse per qualcuno poco consono, ma era lo zelo per la casa del Signore che lo consumava. Una vicenda controversa, ma è scritto nella parola di Dio: fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro dei cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano colombi disse: portate via da qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. Ora, se è vero che bancarelle non ci sono in questa comunità, evitiamo che ci siano nel nostro cuore. Perché la stessa cosa, facciamo del Tempio di Dio un mercato. Se è vero che c'è ordine in questa comunità, ma l'occhio di Dio va dentro di noi, evitiamo disordine nei nostri cuori, perché Egli è l'Eterno e ci vede. E lo dico sempre, ho quasi concluso, lo dico sempre, fratelli e sorelle, anche talvolta magari nelle incomprensioni possiamo non capirci tra di noi, non è un problema. Possiamo, insomma, posso essere attaccato su ogni cosa, ma quando si parla della casa del Signore e delle cose di Dio, pretendo il massimo rigore e l'ordine, perché Dio è ordine e pretende da noi l'ordine. Lo pretende. Perché non è nella sua entità il disordine. E fratelli cari nella grazia, anche in questo episodio, sicuramente Gesù annunciava anche la distruzione del Tempio, la sua riedificazione, parlando anche della sua morte, della sua resurrezione, in una concezione nuova e solenne del Tempio di Dio, ma fu infastidito da come erano trattate le cose di Dio. Fu infastidito dal modo in cui veniva profanata la casa del Padre. E nel suo amore desiderò anche con veemenza correggere un modo sbagliato di pensare. E raddrizzò una strada che già era storta, ma stava finendo per distorcersi ancora di più. E davanti a questo testo noi dobbiamo portarci alla Chiesa di oggi. Dobbiamo amare Dio, dobbiamo amare le cose di Dio, dobbiamo amare il servizio per Dio e lo zelo per la sua casa ci dovrebbe consumare. Le cose che appartengono al Signore dovrebbero rappresentare per noi la cosa più
importante della nostra vita. Il servizio che a Lui doniamo dovrebbe rappresentare per noi la cosa più solenne della nostra vita. Il luogo in cui siamo dovrebbe rappresentare per noi ciò che di più sacro c'è, ma non per il luogo, perché qui c'è la presenza di Dio che è in mezzo a noi, perché ci sono adoratori che adorano Dio in spirito e verità, e lì c'è il Signore. Ma oggi, e domando, come sono trattate le cose del Signore? Quale importanza diamo a Dio e al servizio che il Signore ci ha affidato? Forse se il Signore oggi fosse presente in carne, butterebbe per l'aria altre bancarelle, non lo so. Sicuramente in spirito Egli è presente e già le sta gettando via dal nostro cuore, delle bancarelle. Leggiamo questi testi, Esodo capitolo 3, versetto 5, e legge Giovanna, Esodo capitolo 3, versetto 5, e poi Mattia Iulianiello leggerà Giosuè capitolo 5, versetto 15. Notate il rigore con cui ci si doveva accostare dinanzi alla presenza di Dio. Esodo capitolo 3, versetto 5. Dio disse: non ti avvicinare qua, togliti dal sale dai piedi, perché il luogo sul quale stai è solo sacro. Amen. Giosuè 5, versetto 15, Mattia. Prendi il microfono, Mattia. Mattia, rileggi. Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: togli il calzare dai piedi, perché il luogo dove stai è santo. E Giosuè fece così. Amen. È bello considerare, oltre al fatto che si sono tolti i calzari, notate Giosuè che fece. Giosuè fece così. Mo stasera che facciamo? Il Signore ha parlato, e certamente ha parlato prima a me e anche a voi. E fratelli cari nella grazia, come è scritto anche in Proverbi capitolo 14 versetto 27, il timore del Signore è fonte di vita. Io desidero temere il Signore, e se è vero che sono tempio di Dio, se è vero che sei tempio di Dio, il timore di Dio deve contraddistinguere la tua vita spirituale e materiale. Dinanzi a questa parola vogliamo dire: Signore, rendici come tu vuoi.